Ciao, benvenuto in questo nuovo video intitolato Memorizzare facilmente le scale per il solista. Se vuoi con il basso lavorare come solista, cioè fare gli assoli, ti conviene imparare un bel po' di scale, perché con le scale riesci ad avere il materiale, che poi dopo sceglierai tu come dosare, ma il materiale che ti permette di fare consonanze e dissonanze nei tuoi assoli. Tutto questo materiale che andiamo a vedere è racchiuso dentro al Bassista Contemporaneo Online, volume 1, volume 2, e specialmente nel corso online, e cioè un corso formato fondamentalmente da più di 500 video, con centinaia di esercizi dove si possono sviluppare, dove dentro ci sono spunti per praticarlo, per imparare tutto il materiale che adesso ti do in questo semplice video. Allora, per memorizzare queste scale, perché il problema è memorizzare in fretta queste scale e poterle usare con facilità all'istante, per memorizzare in fretta queste scale usiamo un sistema molto semplice: impariamo una scala di base e su questa scala di base andiamo a fare delle piccole modifiche, spostiamo una nota, ne spostiamo un'altra, eccetera, finché non otteniamo altri tipi di scale che ci servono per altri tipi di accordi. Quindi quando tu hai sentito magari a volte parlare di scala superlocria, di Lydian dominant, oppure scala diminuita semitono tono, sono tutte scale importanti, ma fondamentalmente la maggior parte di tutte queste scale, sono tantissime, sono dei modi derivati da 5 forme base di scale, e queste 5 forme base di scale che andiamo a vedere in questo video sono esattamente una modifica di una di queste scale, cioè delle modifiche che vengono fatte spostando una nota o anticipandone un'altra su una di queste scale, cioè da una scala di riferimento ne otteniamo altre 5. Con queste 5 scale qui, una volta che le hai, diciamo che le padroneggi, con queste 5 scale tu puoi ottenere tutte le altre scale che si sentono, di cui si sente parlare in giro. Ad esempio, la scala blues non è altro che una variazione di una scala che andiamo a vedere oggi, semplicemente aggiungendogli una nota. La scala pentatonica è una semplificazione di una di queste scale. La scala bebop, cioè ci sono tanti nomi, tante scale. Benissimo. Imparando queste 5 scale, che ripeto derivano da un'unica scala, imparando però queste 5 scale tu tieni tutte le altre, quindi sono anche una quarantina le scale che ti possono servire, ma fondamentalmente si tratta di variare un'unica scala che te ne genera 5, e le vediamo in questo video, e queste 5 si trasformano nei vari modi. Partiamo subito con l'applicazione pratica. Ti faccio sentire per un paio di minuti un pezzo che usa tutte queste scale che andremo ad imparare, poi dopo nella parte teorica andremo ad analizzarle una per una. La prima scala da imparare, che tu probabilmente già conosci, è una scala maggiore, una semplice scala maggiore. In questo caso sarebbe una scala di Sol maggiore. Questa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol. Questo
è il 12° capotasto. Adesso nel video voglio farti vedere molto zoomato nel particolare quello che uso, così tu hai ancora più facilità nell'impararlo. Quindi questa è la scala di Sol maggiore. Quasi tutti, dopo un po' che studiano, imparano questa scala, è una delle prime scale, che sia di Sol maggiore o che sia di un'altra tonalità. L'importante è che questo disegno, quello che io chiamo forma base, A, la conoscerai quasi sicuramente. Poi queste stesse note però io posso farle partire dalla seconda nota, che è La, in questo caso si chiamerebbe La dorico. La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, e aggiungo anche il Si. Questo sarebbe un La dorico, che è già una scala, semplicemente sono le note della scala di Sol, ma è una scala che ci permette poi, trasformando appena una nota per volta, di ottenere le altre quattro. Allora, questa scala La dorico, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, la memorizzi. Questa è la fondamentale, questa è l'altra fondamentale, seconda maggiore, terza minore, perché abbiamo detto che essendo il secondo grado di Sol ha la terza minore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima minore e l'ottava, che è sempre La. Poi gli aggiungo anche la nona, ma non cambia. Andiamo a sentire come suona questa su un accompagnamento in La minore. Ecco, questa scala la memorizzi, la suoni, cerchi di combinare le note in modo diverso, salti, muovi, non solo in fila, e questa è la scala del La, si chiama modo dorico, ed è perfetto sulla minore settima perché l'accompagnamento è formato fondamentalmente da un La, Do, Mi e poi c'è anche il Sol, però li sono già compresi in questa scala. Passiamo adesso alla seconda scala. La seconda scala è quella che io chiamo la scala perno, e cioè quella che sarebbe da considerare come la scala di La minore melodica, che è praticamente simile a questa scala che abbiamo fatto al modo dorico, con una sola nota cambiata. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diesis, La, Si. Quindi ho cambiato solo una nota, il Sol si è trasformato in Sol diesis. Anche qui la suoni. Questa crea una piccola dissonanza rispetto alla scala di prima sull'accordo, perché invece di avere la settima che c'è nella base, c'è una settima maggiore, un Sol diesis, però spesso questo Sol diesis risolverà, spesso ma non sempre, sul La. Proviamo a sentire come suona questa scala di La minore. Chiaramente ho cercato in questo caso di evidenziare la nota proprio tipica di questa scala, cioè La minore melodica, che ha cambiato questo Sol diesis rispetto al La dorico. E in questo caso la scala di La minore melodica la consideriamo proprio scala perno, ed è questo il vantaggio. Dalla scala dorica, dal modo dorico, aggiungendo solo, spostando questo Sol e mettendolo Sol diesis, abbiamo ottenuto quello che sarà la scala perno, che ci permetterà di tirar fuori tutte le altre scale che ci servono. Dopo aver fatto questa scala minore melodica, che abbiamo detto è la nostra scala perno, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, e anche il Si, questa è la nona, la metto solo per comodità, per avere tre note anche su questa corda. Adesso andiamo a vedere la scala invece minore armonica, che vuol dire prendere La, Si, Do, Re, Mi, Fa naturale, Sol diesis, La e Si.
Quindi cosa è successo? Che prima avevamo re, mi, fa diesis, adesso abbiamo il fa. Vedi? La scala di la minore armonica non è altro che la scala di la minore melodica, dove la sesta, cioè il fa diesis, è diventato un fa. Quindi, partendo dalla scala perno, che era la minore melodica, basta adesso spostare questa nota e anticiparla. Chiaramente questa scala minore armonica funziona sempre perfettamente bene su questo accompagnamento in la minore, ha una sonorità un po' arabeggiante. Quindi la userai solo se ti serve proprio creare questo tipo di sonorità. Andiamo a sentire come suona l'uso di questa scala, la minore armonica, che è praticamente una scala minore melodica come prima, ma solo che ha la sesta abbassata di un semitono. Quindi questa era la scala minore armonica, ma la scala minore armonica, abbiamo detto, questa era praticamente la scala minore melodica, dove questa nota veniva abbassata, che poi in questo caso la faccio con il 3, ma può essere fatta con qualsiasi dito. Scala minore armonica non è altro che una scala minore melodica con la sesta minore. Torniamo alla scala minore melodica, che abbiamo detto che è la nostra scala perno. Perno perché ci permette di passare anche a tutte le altre scale. Dopo la scala minore armonica ho usato, nella solo di prima, ma puoi usarlo quindi anche tu, sempre ogni volta che c'è un minore, una scala diminuita tono-semitono, oppure io la chiamo primo modo, perché appunto tono-semitono è il primo modo. Come si ottiene la scala diminuita? La scala diminuita è un po' particolare, perché la scala minore melodica, la quinta nota, la, si, do, re, mi, non suoneremo questo mi, ma suoneremo, sdoppieremo la nota che c'è prima, il mi bemolle, e la nota che c'è dopo fa. Quindi la scala di la diminuito non è altro che una scala minore melodica dove una nota è stata sdoppiata nel semitono che c'è prima e nel semitono che c'è dopo. La scala che ne esce fuori, questa scala diminuita, è questa, quindi la, si, do, re, mi bemolle, fa, perché non c'è più il mi naturale, fa diesis che rimane, sol diesis, la, si, quindi le altre sono rimaste esattamente quelle della scala minore melodica, sono rimaste uguali, tranne il fatto che questa nota qui è stata tolta ed è stata spostata un semitono dietro e un semitono avanti, quindi la scala diminuita non è altro che una scala minore melodica dove ha due note al posto di una. Al posto della quinta nota viene usata una quinta diminuita e una quinta eccedente. Questa scala è molto interessante, anche perché se la andiamo a vedere proprio come intervalli, vediamo che la, si, do, re, questo si chiamerebbe tetraccordo minore, se io vado avanti un semitono, e cioè sono ad un tritono di distanza rispetto al la, e faccio lo stesso tetraccordo minore, praticamente sono due tetraccordi minori a distanza di tritono, primo, secondo, e finisce sulla fondamentale. Poi qua, come al solito, ci metto la nona. Andiamo a sentire come suona questa scala diminuita tono-semitono, che io chiamo, essendo tono-semitono, la considero il primo modo, perché così la semitono-tono la chiamo secondo modo. Andiamo a sentirla. Chiaramente questa scala ha una nota in più della scala di prima, quindi ha una sonorità ancora più ricca, un po' particolare, ed è una scala molto interessante. Quindi questa è la diminuita tono-semitono, cioè una scala minore melodica, solo che invece di avere questa nota qui, ha quella che c'è un semitono prima e quella che c'è un semitono dopo.
Tornando alla nostra scala minore melodica, otteniamo la quinta scala. La nostra scala minore melodica era questa. Che è la scala perno. Allora, la quinta che tiriamo fuori adesso è la scala esatonale, che non è altro che una semplificazione di questa scala. E cioè, invece di avere la fondamentale e la seconda, usa la nota che sta nel mezzo. Quindi in questa scala usiamo su un La minore una scala che ufficialmente non ha il La, cioè non ha la fondamentale. E quindi non abbiamo La, abbiamo il Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, Si bemolle. Cioè quella nota che era il La e il Si vengono riunite nel Si bemolle. Quindi che diventa di 6 note, e cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, e questa è la settima, ma in realtà è la stessa di prima, sono solo 6 note. Potrebbe sorgere la domanda, ma se non ho la fondamentale come faccio a suonarla? Sul La minore faccio una scala che non ha La minore? Sì, però abbiamo, è vero, il La è una nota che ufficialmente questa scala non ha, però abbiamo molte note in comune con l'accordo di base, sia la terza che il Do e la quinta. E comunque abbiamo la nostra settima maggiore che ci dà sempre un aiuto, anche se ha una sonorità leggermente di tensione. Quindi questa scala esatonale è perfetta lo stesso da usare sul La minore come le altre, ma questa scala esatonale non è altro che una variante della scala minore melodica. Andiamo a sentire come suona questa scala. Chiaramente non finisco sul La, posso anche finire sul La, ma se voglio usare questa scala, in questo caso l'ho finita sul Do, che è la terza. Ripeto, questa scala, che è la scala esatonale, non è altro che una scala minore melodica, e cioè quella che era così, dove invece di usare La, Si, Do, uso solo il Si bemolle al posto della Si e il Do, quindi Si bemolle, Do. Quindi, ripasso veloce di tutte le scale viste. La prima scala che abbiamo visto era il dorico, La dorico. Che non era altro che la scala di Sol maggiore, partendo da La. Questo La dorico alzavamo la settima nota e diventava la scala minore melodica, cioè la scala perno. Questa è la scala minore melodica che ci permette dopo con una piccola modifica di far sia l'esatonale alla diminuita che la scala minore armonica. Questa è la scala minore armonica. Quella un po' arrabbeggiante, che non è altro che la scala minore melodica, solo che invece di avere questo ha la sesta minore. Poi tornando alla scala minore melodica, che è la scala perno, si otteneva la scala diminuita, che semplicemente la sua quinta nota, La, Si, Do, Re, Mi, non suonavo il Mi, che nella scala minore melodica c'è il Mi, ma facevo il Mi bemolle e il Fa. Scala diminuita è una scala minore melodica dove la quinta nota viene sdoppiata, un quinta diminuita e quinta eccedente. La quinta nota diventa quinta diminuita e quinta eccedente e lei non c'è più. Tornando alla scala minore melodica, ottenevamo la scala esatonale togliendo la fondamentale e la seconda, mettendo la nota in mezzo, cioè il La e il Si venivano tolti, ci mettevo il Si bemolle, così diventava Si bemolle Do, questa è tutta roba della scala minore melodica, e la fondamentale La non l'ho suonata, quindi ho fatto il Si bemolle. E questa è una scala tutta formata di toni, tono, 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 un altro tono, un altro tono. E quindi era una scala minore melodica dove due note venivano unite insieme. Queste due note diventavano questa. Chiaramente anche qui è la stessa cosa. Diventava questa, queste due note qua.
questa e questa diventavano questa. Siamo partiti da un La dorico, che sarebbe in pratica una scala di Sol maggiore. Da quella dorico abbiamo alzato la settima nota e abbiamo ottenuto una scala minore melodica. La scala minore melodica è la scala perno. Perché? Perché dopo, da questa scala perno, basta spostare solo una nota per volta e otteniamo sia la diminuita, sia l'esatonale, ma anche la minore armonica. Quindi tutto deriva da una scala maggiore, partendo dal secondo modo, alzando una nota entriamo nella scala minore melodica, da lì abbiamo tre scelte, o la diminuita, o l'armonica, o l'esatonale, ma come piccola variante di questa scala minore melodica. Una cosa interessante è che con tutte queste cinque scale che abbiamo usato, ferme su questo accordo di La, praticamente c'è solo una nota che non viene usata di tutte le 12 note cromatiche che conosciamo, e cioè il Do diesis o Re bemolle. Questa è l'unica nota che non c'è, non viene usata. E questo è importante proprio perché, essendo un La minore, la sua terza maggiore, cioè il Do diesis, non ci può essere, infatti non c'era. Tutte le altre invece vengono usate tutte. E una cosa anche interessante è che di tutte queste note, che scala modo dorico, minore melodica, minore armonica, diminuita, esatonale, vengono sempre mantenute ferme due note, che sono il Do e il Re, partendo in questo caso sul La, poi bisogna solo praticarlo in altre tonalità. In pratica il Do e il Re rimangono fisse per tutte queste cinque scale. Allora, a questo punto uno dice: ma cosa me ne faccio di tutto questo? Ho cinque scale che mi generano poi i modi, perché dicevo all'inizio, quando parli di superlocrio è il settimo modo di una scala minore melodica, quando parli di modo frigio è il terzo modo di una scala maggiore, quindi deriva da tutto il materiale che abbiamo fatto adesso, anche il lidio bemolle 7, cioè il lidio dominant, non è altro che il quarto modo di una scala minore melodica. Partendo da una scala maggiore che mi genera la scala minore melodica, ottengo altre tre scale, e con queste, 2 più 3 formano 5 scale, ottengo in realtà 7 modi per ognuna di queste scale, più, e cioè 7 per la scala maggiore, 7 per la scala minore melodica, 7 per la scala minore armonica, più 2 diminuite e un esatonale. Quindi ho il totale di 24 scale con 5 scale, ma queste 5 scale, ripeto, sono derivazione di un'unica scala. In pratica la scala minore melodica è veramente la scala perno. Fraseggiando, usando tutte queste scale qua, io riesco a mettere dentro tutte le note della scala cromatica, tranne il Do diesis, ma riesco a fare delle frasi che non sono cromatiche, ma sono sempre inserite a livello melodico, cioè con toni e semitoni. Spero che questo video ti sia stato utile, spero che ti sia piaciuto, ma la cosa più bella è, spero che tu lo riguarda un po' e cerchi di praticarlo sul tuo strumento. In questo caso abbiamo fatto l'esempio su un La minore, abbiamo fatto l'esempio con tutti i trasporti, tutti i cambi di scale sul La minore, ma se lo fai sul Sol, sul Mi, sul Re o anche sul Si, su qualsiasi tonalità, non cambia. I disegni, le forme che abbiamo visto, che adesso per questioni didattiche le ho limitate in una zona molto piccola, questi disegni si possono poi dopo anche allargare, oltre che trasportare. Quindi spero che ti sia servito questo e che comunque ti abbia dato degli spunti per sviluppare delle nuove idee sul tuo basso. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!